Vediamo la partita contro il Napoli. Tu mi potrai dire, guarda, ci sono i 3 punti come col Bologna fra una settimana. Però mi sembra che questa sia una partita particolare, una partita da urlo per il Milan. Hai visto la statistica che dice che il Milan non batte una delle grandi da aprile dell'anno scorso. Non ti voglio mettere pressione, anche perché si sa che Seedorf mette la pressione e non al contrario, ha sempre fatto così. Quindi volevo sapere se senti che può essere una partita per la tua giovane carriera, per il tuo giovane Milan a livello di modulo, una partita particolare. No, assolutamente no. Ho sentito anche parlare di esame e tutto quanto. Comunque, prima di fare un esame ci vuole tante, tante ore di studio. Quindi, visto che abbiamo poche ore di studio, l'esame poi verrà molto più avanti. Credo che il nostro obiettivo, come ho detto anche nelle ultime settimane, è di cercare di crescere a tutti i livelli, mentalmente, fisicamente. Il tempo farà sì che tutto quello che stiamo cercando di costruire sarà costruito, ma questo per noi è un'altra partita importante contro una squadra importante che sta molto bene nonostante i risultati delle ultime gare e quindi è un buon momento per vedere dove siamo e noi faremo di tutto per diciamo, fare un risultato positivo, per cercare di vincere perché questa sarà sempre ovunque la nostra mentalità rispettando molto le forze di questa squadra. Oh, noi domani affrontiamo una grande squadra e che il momento di difficoltà è più legato ai risultati che non al proprio gioco. Abbiamo visto che stanno comunque molto bene, hanno tanti giocatori di valore, hanno fatto molti turnover e quindi aspetto una squadra in piena forma. Mi hanno chiesto tante volte, no? Il calcio italiano si ha cambiato da 3 anni fa, credo che si vede che sono tante squadre che vogliono giocare un calcio diverso, più propositivo, per me, per voi, per la TV, per la vendita commerciale della Serie A in Asia o dove il mercato può essere importante, credo che si deve vedere questo tipo di calcio. È un cambio, mi sembra, di mentalità che aiuterà e un'altra cosa, tifosi nello stadio, andare a vedere le partite. Credo che è facile andare a vedere una partita come la partita Roma-Napoli e dopo ritornare in campo perché sei contento dello che hai visto, no? Non credo che era il momento più alto, era uno dei momenti alti che abbiamo avuto durante la stagione. E questo sempre credo che quando uno aspetta una squadra sempre al vertice e non è così vicina, tante volte si dice no, è un momento basso. Io dico lo stesso, il percorso è buono, la mentalità è giusta, la strada credo che è giusta e dobbiamo continuare a lavorare e pensare che sì, la cosa non va benissimo, il lavoro può fare la differenza sicuro.